Per noi suoni di terra oggi significa riconoscerci in un, io lo definisco per estensione, cioè nel suono che ognuno di noi emana in qualche modo e che quindi rappresenta il corpo, la vita dell'individuo, il suo modo di ragionare, di comportarsi, di relazionarsi, quindi il suono in generale della vita, da questo punto di vista, della vita, dell'ambiente, del luogo di appartenenza. La terra è la terra dove poggiamo tutti quanti i piedi. Nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. All'edizione 2006, la prima edizione di questo festival di musica e tradizioni popolari, all'interno del quale abbiamo curato anche un laboratorio di tamburra e di danza sul tamburo, appunto. Il suono di terra per eccellenza era dato dalla tamburra, strumento arcaico contadino, che ritroviamo un po' in tutta la tradizione campana del sud Italia in genere. All'interno appunto di questo festival abbiamo curato questo aspetto, mettendo appunto in risalto quello che rappresentava questa tamburra all'interno della civiltà contadina e come lo strumento veniva utilizzato durante i rituali legati alle feste religiose in Campania.